Ciao, sono Carlotta e sono un'attivista di Fridays for Future Torino e oggi vi mostro come fare il dentifricio e il deodorante a casa. La ragione di questa scelta mi sembra abbastanza, diciamo, ovvia a chi si occupa un pochino delle questioni ambientali, che è appunto il consumo di plastica, ma capisco chi non ha mai pensato di fare questa cosa a casa perché effettivamente i prodotti che compriamo al supermercato funzionano abbastanza bene, per cui può non venire in mente il fatto che abbiano delle controindicazioni. In realtà le hanno, e anche molte, innanzitutto per il consumo di plastica, per cui noi non ci rendiamo neanche conto di quanti tubetti di dentifricio utilizziamo ogni anno, di quanti stick di deodorante buttiamo via addirittura al mese, e sono veramente tanti. Oltre a disperdersi nell'ambiente, quindi finire negli oceani, nei mari, ma anche in zone naturali, magari boschive, finiscono anche nelle discariche. Questo non lo rende un problema minore perché la maggior parte dei luoghi in cui finiscono sono luoghi i cui abitanti hanno contribuito ben poco alla creazione di questo problema, quindi si pone anche un problema di giustizia che noi possiamo risolvere con pochissimi ingredienti. Per concludere la questione delle controindicazioni, a proposito del deodorante, so che potrebbe sembrare forse addirittura poco igienico fare il deodorante in casa, ma in realtà i prodotti dei deodoranti che troviamo al supermercato, dei deodoranti industriali, sono fortemente chimici, ma soprattutto fortemente dannosi per la salute, soprattutto se si parla di donne. Il fatto di applicare il deodorante magari stick così vicino alla zona del seno può portare a delle complicazioni serie, perché comunque sono prodotti chimici, sono prodotti non naturali, non organici, che noi lasciamo entrare nel nostro organismo, soprattutto così vicino a delle zone molto delicate e molto ricettive. Per cui soltanto una piccola premessa: secondo me la quarantena è un momento perfetto per provare queste ricette, non solo perché abbiamo tantissimo tempo, ma soprattutto perché abbiamo molto tempo per adattarci. La questione è che con i diciamo, prodotti, con ingredienti a cui non siamo abituati, può essere che abbiamo delle reazioni non strane, non preoccupanti, però soprattutto per il deodorante può essere che tutto subito non ci sembri funzionare e che magari il nostro organismo abbia bisogno di più tempo per abituarsi al nuovo prodotto. Quindi io consiglio di provare adesso in quarantena e di puzzare per un paio di giorni, diciamo, e poi l'organismo si abituerà molto facilmente. Tutti questi prodotti che sto per, diciamo, creare sono cose che io utilizzo abitualmente. Infatti oggi io vi dirò insomma, le quantità comparate l'una all'altra, però non farò una grande quantità di prodotto perché io li ho già, quindi non voglio sprecarli. E consiglio anche a voi, se li fate, di non farne una quantità che dura per 2 o 3 mesi, perché essendo prodotti comunque genericamente privi di conservanti, potrebbe poi assumere uno strano odore o uno strano colore, per cui io consiglio di farne magari 1 o 2 al mese. Io nei mesi estivi ne faccio 2. Nei mesi invernali ne faccio uno perché si conserva meglio. E niente, direi che questo è tutto. Ah sì, tutti questi prodotti ovviamente sono testati su di me, per cui io non ho riscontrato nessun tipo di problema, se non che magari ci è voluto un pochino di tempo perché iniziassero a funzionare. E niente, io mi sono scritta qualche cosa per essere il più precisa possibile e direi che possiamo iniziare dal dentifricio. Allora, il dentifricio, a differenza del deodorante, è una cosa che viene strettamente a contatto con il nostro organismo, per cui capisco che magari alcune persone possono essere più sensibili all'argomento e capisco anche che ci sia bisogno di un occhio di riguardo. Diciamo, il lato positivo di potersi fare il dentifricio a casa, secondo me, oltre a poterlo rendere vegano, cruelty free e plastic free, ovviamente, e che può essere personalizzato in base alle esigenze di ciascuna persona, quindi se si hanno magari dei problemi di placca o dei problemi, non lo so, di gengive sensibili o dei problemi di afte, non so, non sono una dentista, si può scegliere di personalizzare il prodotto in modo che rispecchi, insomma, le proprie necessità.
Io adesso personalmente farò una ricetta, diciamo, abbastanza standard perché io non ho problemi di questo tipo, quindi è una ricetta molto comune, è una ricetta soprattutto che potete usare tutti i giorni, perché spesso anche guardando su internet compaiono magari delle ricette che utilizzano sì il bicarbonato ma poi anche il limone. Io consiglio queste ricette con ingredienti più acidi, un pochino più abrasivi, di utilizzarle un po' meno perché sbiancano molto i denti, ma li danneggiano anche molto, ovviamente, lo smalto dei denti, per cui io consiglierei di fare queste, diciamo, ricette un po' più forti, ma di utilizzarle con più cautela. Questa che vi sto per mostrare invece può essere utilizzata tutti i giorni, questo per via di un ingrediente fondamentale che è l'argilla. Questa è argilla bianca in polvere che si presenta così, che io ho comprato in un negozio bio e che compro in dei pacchetti molto grossi, quindi non mi sembrava il caso di presentarmi con un pacchetto da 1 chilo d'argilla. So che per molti può sembrare strano mettersi l'argilla in bocca, perché è più una cosa da maschere, ma in realtà l'argilla ha delle grandi proprietà come sanitizzante, sanitizzante naturale. Questo vuol dire che va benissimo per le persone che hanno la bocca sensibile, le gengive sensibili o che magari hanno dei problemi di afte, dei problemi di tagli in bocca. È veramente un ingrediente estremamente leggero, diciamo, e con direi nessuna controindicazione, e soprattutto è anche un antibatterico molto molto potente ed è utilizzato da moltissime culture orientali, quindi capisco se magari non vi volete fidare di me, però potete fare altre ricerche perché è moltissimo un ingrediente abbastanza comune in realtà. Un altro antibatterico che andiamo ad usare oggi è l'olio essenziale. Io ho preso l'olio essenziale di Tea Tree, che è insomma una delle varietà di oli essenziali che esistono, perché va bene sia per il deodorante che per il dentifricio, ma di solito le persone utilizzano magari quello alla menta per il dentifricio e quello alla lavanda per il deodorante, vedete voi. Poi andiamo a utilizzare l'olio di cocco che io ho sciolto al microonde e poi andiamo a utilizzare il bicarbonato e basta. Allora, io direi che possiamo cominciare con il dentifricio. Bisogna semplicemente mischiare 3 cucchiai d'argilla. Io ne metterò 2 molto piccoli solo per farvi vedere poi com'è la consistenza. 3 cucchiai d'argilla, poi un cucchiaino di bicarbonato. Ce la faccio. Anche qui io vi consiglio di non esagerare molto. E 8, 10, quante volete, gocce di olio essenziale. Anche qui io ne metto poche poche. Per chi preferisce, perché la consistenza che verrà fuori da questi ingredienti è una consistenza farinosa. Chi preferisce una consistenza più pastosa, più liquida, può semplicemente aggiungere dell'acqua. La consistenza che ha il dentifricio adesso è quella di una farina densa, non so come farvela vedere, in cui bisogna, diciamo, intingere lo spazzolino bagnato e basta. Io personalmente lo uso così perché trovo che si conservi un pochino meglio ed è anche molto più facile da pulire. Però potete semplicemente aggiungere un pochino d'acqua, non cambia assolutamente la ricetta, e verrà fuori una sostanza un po' più liquida. Quello che vi dico è non aspettatevi la consistenza del dentifricio perché ovviamente non è quello che otterrete. Ma secondo me, a parte il fattore dell'abitudine, per cui ci si deve un pochino abituare a una nuova consistenza, fa capire molto bene quanto dentifricio usiamo, in eccesso rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. Anche con i dentifrici normali, in realtà usiamo una quantità di dentifricio molto, molto, molto superiore a quella di cui la nostra bocca avrebbe bisogno. Infatti, una grande quantità non viene neanche spazzolato nei denti, non so se mi sono spiegata. E quindi abituarsi a una nuova consistenza un po' più liquida, di cui uno riesce a prendere meno quantità, fa sì che si riproporzionino anche un po' le dosi necessarie da usare. E questo in realtà è quanto. Poi si deve mettere in un piccolo contenitore, che ora io non ho a disposizione perché sono tutti in utilizzo, un piccolo contenitore con un tappo e tenerlo vicino al lavandino e poi normalmente utilizzarlo come un dentifricio. Io con questa farinetta, diciamo, intingo semplicemente lo spazzolino bagnato, ma se avete un liquido potete o mettere lo spazzolino dentro oppure tirarlo su con una spatolina, insomma,
Direi che quello è il meno. L'unica cosa che mi sento di dirvi è non usate troppo bicarbonato perché quello sì che potrebbe, se ne usate troppo potreste poi magari avere dei problemi. Sappiate se avete le gengive sensibili oppure no. Fatto il nostro dentifricio, io direi di passare al deodorante. Quello che dovevo dire l'ho già detto, nel senso aspettatevi un tempo per abituarvici, ma poi io ho sempre avuto, diciamo, dei problemi anche di irritazione con i deodoranti industriali che non mi hanno mai servito come avrei voluto. Invece da quando ho provato questo, ne ho provati un po', ho provato a mixare un po' le ricette, da quando ho trovato questo che per me va benissimo, non ho poi più avuto problemi. Unica cosa è un pochino abituarsi al fatto che durante l'estate l'olio di cocco si sciolga, quindi la consistenza è un pochino più liquida, durante l'inverno più solida. Quello che faccio io d'estate è tenere la boccettina direttamente in cui ho messo il deodorante, tenerlo ogni tanto un pochino in frigo per insomma renderlo un po' più solido, però comunque resta più insomma più maneggevole, diciamo così. Quello che mi sento di dirvi è che state tranquilli perché non unge per niente, anche se c'è l'olio di cocco. Infatti la ricetta è diciamo un cucchiaio grande di olio di cocco, io in questo caso metterò te, non so neanche, un pochino così a occhio, un cucchiaino di bicarbonato. Ok, un cucchiaino di amido di mais che serve per addensare, diciamo, la sostanza, ma non ha nessun odore, per cui non vi preoccupate. E poi se volete potete aggiungere l'olio essenziale, nel senso tanti vi preferiscono un odore neutro, per cui potete anche non aggiungerlo. Io personalmente utilizzo sempre tea tree perché mi serve bene. E poi mescolate, inizialmente avrete una consistenza fra, non so come dire, fra il liquido e il gelatinoso. Poi la mettete semplicemente in un barattolino e la mettete in frigo per, non lo so, basta anche un'oretta, non c'è bisogno di niente di più. La consistenza inizialmente è un po' questa, il colore è abbastanza omogeneo e opaco. La mettete in frigo e poi tranquillamente la potete usare fin da subito. Niente, queste sono le ricette, direi che sono molto più che facili, e gli ingredienti, anche se magari gli oli essenziali e l'argilla possono sembrare un po' ricercati, io ho trovato una facilità estrema nel ritrovarli nei negozi e nel comprarli, alcuni a volte li ho trovati anche al supermercato, per cui si tratta un po' di cambiare mindset e di cambiare insomma gli scaffali in cui andiamo a comprare, però in realtà un cambiamento molto piccolo che nel tempo può portare a dei risultati positivi estremamente grandi.